Il suo progetto è quello che ha vinto. È lei che si è aggiudicato il nostro bando. E questa è la sua opera che verrà realizzata qui a Napoli, in piazza del municipio. È contento, eh? Sì, contento, ma proprio questa opera vi ho dato io. E questo è il progetto, questo è quello che vi ho dato. Certo, lei questa ci ha dato, no? Sì, aspettate un momento perché faccio un attimo una chiamata, poi ritorno. Subito venga, Ma dove va? Sì, ma scusa un attimo, ma quale disegno hai messo nella valigia? Oh Gesù, ci siamo sbagliati! T'ha girato il disegno della creatura! Mamma mia, calma, non mo che ci ho dice a chi questa cosa. Dicevo, ci sono tuttavia dei dubbi che riguardano questa sua opera, che così messa rischia di risultare equivoca, no? Beh, di certo questo è un pesce. Certo, che altro se no? Cioè, è proprio un pesce, un metto la mezza, cioè, ma è un pesce però. E in realtà è cioè, solo quello può sembrare. Quindi a lei il pesce piace? Sì, no, sì, personalmente proprio. No, c'è un pesce. Gaetano Pesce. Questo è un omaggio al suo Pulcinella, no? Ah, ma Gaetano Pesce. Il busto, il colletto, qui ci sarebbe la testa. Sì, cioè, voleva proprio essere un omaggio al Pulcinella per rappresentare, diciamo, il busto e la capa, la capocci, perché in questo caso che mi sembra. Cioè, Pulcinella rappresenta pure l'ironia del napoletano che è, cioè, come guarda, e Gaetano e pesce. Ma quest'opera non rischia di apparire troppo fallica? Andiamo verso Natale, così spoglio non le sembra un po' troppo imbarazzante? Sì, in effetti mo all'inizio può sembrare spoglio e imbarazzante, ma questa voleva essere solo la prima fase della realizzazione, perché quando sarà Natale noi ci mettiamo sopra tutte belle le luci per addobbare e sotto al pesce ci mettiamo le palle, cioè proprio per renderlo proprio sotto il pesce ci mettiamo pure le palle, così. Cioè, completiamo veramente l'opera pure natalizia. Bene, l'unica nota dolente è far capire ai napoletani che questa opera costerà alla città 200.000 euro. Cioè, 200.000 euro, cioè, Sì, lei cosa ne pensa? Che pensi? Che secondo me un costo del genere può essere solo giustificato dal fatto che l'arte sta negli occhi di chi la sa guardare. Perché, cioè, e quindi lei come lo guarda? Cosa ne pensa? Cosa ci vede? Cioè, secondo me, cioè, qua ci vedo una cazzo opera. Cioè, qua è proprio una cazzo opera.